Ciao a tutti, un saluto a tutti gli ascoltatori. Questa è la terza puntata della web radio del blog Informiamo Pollena Trocchia. Sono Arturo Ciannello e vi terrò compagnia questa sera insieme a Stefano Carnemolla, Buonasera. Alessandro D'Agostino e Carmine De Cicco. Buonasera. Ciao a tutti e da come potete vedere il sito è un po' cambiato. Diciamo, abbiamo fatto il grande salto. Siamo passati dalla versione, diciamo, quel vecchio sito www.informiamopollenatrocchia.gimdo.com alla nuova versione, diciamo, spero sia più carina, più funzionale. E quindi, diciamo, abbiamo un nuovo indirizzo che è www.informiamopollenatrocchia.it. Da come potete ben vedere è cambiata la grafica, vi sono nuove funzioni, c'è la possibilità di iscriversi alla newsletter gratuitamente, se volete. Basta inviarci, diciamo, nello spazio a destra, dove sta scritto appunto newsletter, basta inviarci, il vostro indirizzo di posta elettronica e una volta a settimana, non di più, non vi intasiamo la posta, vi invieremo, diciamo, gli articoli, le novità più importanti. Questa è solo una delle tante novità. Da come potete ben vedere, diciamo, se visitate la sezione la TV su blog, ci sono tanti canali monotematici dedicati allo sport, al calcio, dedicati alla cultura, alle associazioni, diciamo, all'informazione. Da come potete ben vedere, diciamo, vi è lo schermo molto più grande. Quindi, raga, tra l'altro abbiamo lanciato anche un sondaggio, per sapere, diciamo, un po' cosa ne pensate. Partecipate, fateci sapere, ci teniamo molto. Eventualmente non lo stravolgeremo nuovamente, ma casomai cercheremo di apportare delle migliorie. Bisogna anche dormire la notte. Bisogna anche dormire la notte, diciamo, ognuno ha anche altro da fare, diciamo, durante la giornata. Un'altra novità è che praticamente questo l'abbiamo detto anche ieri. Cioè, informeremo tutti i cittadini di Pollena Trocchia anche sulle presenze effettive e sulle assenze dei nostri rappresentanti istituzionali locali. Questa è una novità, diciamo, che abbiamo deciso di lanciarla ieri e lo ribadiamo oggi. In virtù poi al fatto, diciamo, che ci sono state diverse domande dirette a noi, come se noi fossimo dei rappresentanti istituzionali, cioè, ribadisco il concetto che ho espresso già nel pomeriggio. Noi siamo dei semplici cittadini che per pura passione stiamo curando questo blog informativo. Siamo un gruppo di giovani attivi e, raga, quello che facciamo lo facciamo, diciamo, perché ci piace, per passione, appunto, come dicevo, però non siamo gli amministratori locali. Questo spazio lo potete continuare ad utilizzare tranquillamente. Dobbiamo solo sperare che gli amministratori poi rispondino loro, gli amministratori locali, però questo non dipende da noi. Detto questo, andiamo avanti e vi lascio con una canzone che si chiama Amari e sigarette. Questa canzone parla di un amore, cioè, ricordate, cioè, un amore per essere grande non deve per forza durare tutta la vita, basta anche solo un pomeriggio, cioè il tempo di qualche amaro e qualche sigaretta seduti fuori a un tavolo di un bar. Amari e sigarette, De Musica Manovella. Amari e sigarette, e noi seduti qua, nel rosso pomeriggio di sedie e tavolini di qualche bar. Amari e sigarette, perfetti e sconosciuti, che si guardano negli occhi, poi battono i bicchieri e partono a cantar. Se avessi un figlio, vorrei fosse romantico. Se oggi avessi un figlio, vorrei che mi guardasse come fai tu. Se io avessi una figlia, avrebbe i tuoi capelli, frasi scritte in corsivo su un viso che confonde e se ne va. E chiudi gli occhi e poi sorridi. E bevi un sorso dal bicchiere.
lasci un bacio e te ne va, ah, 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 ah. Te ne va. Va, io resto ancora qua a disegnar comignoli che fumano tra un cielo e un bar. Va, il tempo viene va, per vendere all'incanto i tuoi minuti di felicità. Rimangono parole, calci di neve al sole. Rimangono parole come segni di rossetto sul tuo bicchiere. Amare e sigarette come un ragno annoiato. Disegno il tuo sorriso con fili arrotolati di voluttà. E chiudi gli occhi e poi sorridi. E bevi un sorso dal bicchiere. Mi lasci un bacio e te ne va. Ah, 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 ah. Te ne va. Va, io resto ancora qua a disegnar comignoli che fumano tra un cielo e un bar. Va, il tempo viene va, per vendere all'incanto i tuoi minuti di felicità. Sigarette è solo una canzone e quello che rimane di occhi incastonati tra un cielo e un bar. Rieccoci in diretta. Prima di passare la parola all'amico Carmine De Cicco, che ci parlerà un po' degli eventi intorno al Vesuvio, volevo dire una cosa che ci ha segnalato un'amica che ci segue. Questo, diciamo, è un messaggio diretto ai nostri rappresentanti istituzionali. C'è una buca a via Starzulla da aggiustare, che è molto pericolosa, e c'è un tombino che è saltato. Speriamo che chi di dovere faccia più presto possibile il suo dovere. Passo la parola a Carmine De Cicco. Sì, buonasera, saluto tutti quanti di nuovo. Premetto che ho avuto raffreddore e mal di gola, quindi magari la mia voce è ancora un po' influenzata da, diciamo, da questi vari malanni. Artù, tu hai parlato di questa buca e noi avevamo ascoltato quella canzone così bella, c'eravamo tutti quanti qua affacciati, tutti quanti con l'accendino, cose, e poi hai parlato della buca. Si baciava con Alessandro. Non lo volevo dire, però insomma. Comunque, e poi ha parlato della buca, è un po' rotto l'incantesimo che si era creato. Vabbè, bravo, appunto. E niente, mi tocca parlare degli eventi intorno al Vesuvio. Allora, cominciamo subito con l'evento di domenica, il Book Crossing in programma proprio nella nostra Pollena Trocchia. In effetti nell'area mercatale, quindi praticamente dove si fa il mercato, quindi vicino al comune di Pollena, i ragazzi del Forum dei Giovani organizzano domenica mattina dalle 10 alle 13 uno scambio di libri, il cosiddetto appunto Book Crossing. Praticamente chiunque vorrà può andare lì, lasciare un libro e prendersi un altro libro. Stefano, ci sono molti libri sulla Juve, so che tu insomma sei amante. No, io non sono amante di quelli. Comunque,
Comunque, nel caso, io ti avviso, stanno anche questi libri, insomma, puoi passare. puoi passare, insomma. Sempre a proposito di libri, il 7 dicembre c'è una giornata del libro in programma anche a Cercola. Sempre rimanendo a Cercola, il giorno dopo, ma anche il giorno stesso e il giorno prima, quindi praticamente il 6, il 7 e l'8 dicembre, ci sono i mercatini di Natale a Villa Buonanno, quindi insomma iniziano anche nell'area vesuviana gli eventi natalizi. A Pollena ovviamente ci sarà, però più verso la fine del mese, il caratteristico presepe vivente, che quest'anno arriva alla quinta edizione, proprio negli ultimi giorni del mese di dicembre. Però sicuramente avremo occasione per parlare di tutti gli eventi natalizi con calma. Volevo segnalare domenica mattina una passeggiata organizzata dagli amici di Show Napoli, una passeggiata a Napoli, praticamente si passeggerà per Mergellina, e quindi sono quelle classiche passeggiate guidate in cui, oltre a vedere panorami, bei panorami insomma della nostra Napoli, si potrà apprendere la storia e le leggende insomma dei vari luoghi che si visiteranno. Infine voglio ricordare che sono ripartiti presso il cratere a Ercolano le serate artistiche, quindi praticamente musica accompagnerà esposizioni di scultura e pittura per un mix che promette di divertire chiunque prenderà parte a queste serate. Però a proposito di serate, ovviamente l'esperto della movida qui non sono certo io, e quindi mi accingo a passare la parola ad Ale Dag, che appunto ci parlerà di qualche evento importante insomma per quanto riguarda la movida vesuviana. Ormai mi sto facendo vecchio. Giovane dentro. Grazie. Ringrazio ovviamente Arturo per l'ospitalità. E niente, vabbè, volevo comunque ricordarvi che da qualche settimana sono ripresi gli aperitivi domenicali proprio a Pollena, anzi a confine tra Pollena e Cercola, al Mama Ines. Veramente molto, molto, molto belli. Il locale, se qualcuno già lo conosceva oppure magari l'ha visto da poco, ha fatto dei lavori e fondamentalmente vale veramente quindi la pena. In particolare questa domenica è dedicata quindi al cioccolato, e quindi tutte le persone, tutti gli amici di Pollena, di Cercola, del Vesuviano, over 25, che volessero passare una serata quindi diversa, possono venire e ovviamente deliziare il proprio palato, perché questo aperitivo sarà completamente dedicato al cioccolato. Ovviamente fondamentalmente i ragazzi, sappiamo, lo dissi già la prima quindi puntata, che spesso sono costretti a fare chilometri e chilometri per divertirsi. Stiamo parlando invece di una domenica proprio a pochi metri da voi, quindi è il caso di valorizzare il territorio di giorno ma anche di sera. Per chi volesse ovviamente maggiori quindi informazioni su questa serata, può poi contattarmi sulla mia pagina Ale Dag in tranquillità. Ringrazio praticamente Arturo e l'amico Carmine per questa opportunità. Io mi limito a dare consigli. Adesso passo quindi la parola quindi all'amico Stefano, che borbottava perché non l'ho ringraziato. Visto che tu non mi ringrazi, io ti ringrazio che mi hai passato la parola. Di cosa vuoi parlare? Questi effetti sempre, guarda, cioè ogni volta si è diventato monotono. Vogliamo parlare della Juve. Della Juve, mamma mia, che brutta partita. Un Napoli irriconoscibile a Torino, mamma mia. Anche se però io sono convinto che se segnava Amesic la partita non finiva così. È una partita passata, raga. No, non è passata, non iniziamo questi stronzati. Perché alla fine è vero che l'Oriente era in fuorigioco, però il Napoli non è che ha giocato. Ha giochicchiato. Bravo, ha giochicchiato, però se Amesic metteva quella palletta dentro, tanto convinto che finiva 3-0. Perché è anche vero che Pirlo e Pogba si sono inventati due gol incredibili. Una cosa che mi faceva notare prima Carmine, il pronostico con la Roma l'ho sbagliato proprio,
però quello là con il Marsiglia che vincevamo tutte e due le partite lo ingarra. Bravo Mollo, quindi ne farai un altro? No, no, per piacere Arturo, perché mo dobbiamo giocare con i parmigiani qua. E che possiamo dire? Un po' di calcio mercato, è arrivato Repeglier, bravo alle DAC. Un terzino destro, 34 anni, un giovincello, diciamo. Non ci serviva, vabbè. Sì, vabbè, comunque, vabbè, ma sicuramente è meglio Repeglier che la scignera Armeren con poche la fascia. Cioè, per piacere, perché Armeren si può poco guardare nella divisa a 4. Bene per il mercato. Che colpo ti aspetti da questo mercato? Che colpo mi aspetto da questo mercato? Allora, io vorrei tanto Mascherano e Skrtel. Con quelli vinciamo lo scudetto, sicuro, occhi chiusi, perché tanto della Juve. È successo. Perché non si parla di scudetto? Ma si nomina quel termine. Ma ormai il nostro vecchio allenatore era. Questo è invece uno sfata tabù, parla, magna, cioè è un grande, diciamo. Raffaele è un grande, rispetto a quel morto che piange, continua a piangere, anzi, dice che lui è merito suo che noi siamo i secondi in classifica. Ma chi lo sa quale merito ha questo? Cioè, che merito ha? Visto cos'è, la squadra è cambiata per i 5 undicesimi sicuramente. Abbiamo cambiato il portiere. Finalmente Cannavaro non gioca più, e grazie di Dio, scusatemi, gioca Fernandez finalmente, e poi abbiamo Mertens, che non ci stava con Mazzari, Caleon non c'è, Higuain, vabbè sì c'era Cavani, tutto quello che volete voi, Benzino. Ma nostalgia, ha detto, sapete che lui ha nostalgia di tornare. Ah, poi per quando è arrivato il calciomercato so che ci potrebbe essere addirittura un ritorno di Lavizia a Milano e Balotelli non so dove va, vabbè. Però va bene, sono speriamolo a Napoli. Che cosa? Balotelli? No, no, no. Chi lo va a scampiglia se fa. Il bello della diretta. Per quanto riguarda la partita col Parma, forse c'era qualche problema. Amisic, diceva una botta al piede rimediata in nazionale. Però dovrebbe esserci. Poi penso che la formazione è quella. Ossia Reina, Armero, Fernandez, Albiol e Maccio, Berami, Hiller, forse tipo Samsic, e quindi io farei giocare Caleon, Insigne e Mertens, e non farei giocare Pandev perché quello è veramente un morto e cammina. Non sbagliare. No, è Pandev, ma quello è buono, allora, ricordati che io quando prendo sull'occhio un giocatore poi fa sempre bene, mi ricordo Pazienza, lo chiamavo l'uomo geometrico, lo stato mi hanno sfottuto per un anno intero perché avevo sbagliato su questo giocatore. Vabbè, Pazienza poi non è questo grande fenomeno. Dai, però Mollo, lancia un'altra bella canzone molto allegra. Qual è? Se ci sarà. Se ci sarà di Giuseppe Monopoli. Parco della vita. Su di me, che quello che c'è stato tra di noi ha un senso anche per te. La cosa più importante è star vicino a te, pensare che un domani tu non c'è, è difficile per me. Se ci sarà di nuovo un posto accanto a te, se vuoi una volta ancora, di certo sai che io ti seguirò. Dei lampioni, rischi
dichiarano la notte, si incontrano le mani tue e le mie e le nostre fantasie. La cosa più importante è star vicino a te, uniti nel pensiero di un domani, di un futuro che ora c'è. Se ci sarà di nuovo un posto accanto a te, se vuoi in diretta. Ripasso la parola al carne molla, che ha detto che l'ho arronzato, gli ho tolto la parola e te l'ha rimasta. Lancia la canzone. Comunque adesso momento serio, giusto a me me lo fate fare il momento serio. Comunque volevamo dare un forte abbraccio ai nostri nostri fratelli sardi, perché per quello che stanno passando, ovviamente. Infatti io mi unirei anche un applauso. Poi un'altra cosa che ho notato, riferimento alla puntata della volta scorsa, noi parlavamo della Terra dei Fuochi, ho visto un'altra intervista molto interessante, molto interessante, che si vedevano tutte le cave dove stavano i rifiuti tossici, cose molto belle. Sì, ho visto un servizio e facevano vedere, schiavano, indicava proprio le dove stavano le belle terre, dove stavano tutte le belle percocche, belli pomodori, che parlavano e così. Comunque, mamma mia, speriamo. Sì, si ride, no, si ride, è un barolone, però diciamo è un bel problema. Non piangere perché ci hanno avvelenati. Ah no, vabbè, sì, vabbè. Ma questo l'ha permesso anche lo Stato, non solo noi. Cioè, almeno quello che si sente al telegiornale, che il 93 questo ha fatto la convenzione, tu mi tu segreto è stato, qualcosa non va. Quindi vabbè, passiamo agli argomenti più sempliciotti. Che dobbiamo fare? Che vogliamo passa fare? La parola a Carmine. Ah, Carmine, che vuole fare? Che vuole dire? Vuole aggiornare su. Volevo. Sì, io volevo. No, io sempre venti, insomma, vanno bene per ogni occasione. Quindi ogni volta che insomma c'è qualcosa da dire, qualche buco da tappare, insomma andiamo con gli eventi, che qua insomma ce ne sono tanti, meno male che nelle nostre zone, nei nostri territori, al di là di tutto insomma ci sono tutti questi eventi, come ad esempio Ricci Grappole e Note a Terzigno. Quindi anche qui è un evento che diciamo enogastronomico. Dimmi tutto. Allora, questo è un evento enogastronomico che abbina ai tipici sapori dell'autunno, come appunto i ricci, insomma. E no, a Terzigno ci sta questo evento che sicuramente sarà un evento. Tu mi fai le domande, poi tossisci e mi impedisci di risponderti, vedi?
quindi mi metti in difficoltà in ogni caso, insomma. A parte gli scherzi, c'è pure vini, ville e sapori, quindi sempre il cibo, no, che ritorna, perché la, al di là poi del dramma che si sta vivendo con la terra dei fuochi, che stanno venendo molti contadini che si vedono boicottare i propri cibi, comunque la Campania è una terra molto rinomata per i propri prodotti enogastronomici, e quindi questi prodotti poi ritornano nei vari eventi che poi si organizzano nel Vesuviano, ma ovviamente non solo nel Vesuviano, ma in tutta la, la regione. Riprendo la parola, volevo informare tutti che la prossima puntata della nostra web radio sarà una puntata itinerante, cioè praticamente non andremo proprio in diretta, che ci saranno delle registrazioni che effettueremo al prossimo consiglio comunale di Pollena-Trocchia, non all'interno della sala consiliare ma all'esterno. Chiederemo praticamente ai vari nostri rappresentanti chi vuole lasciarci, diciamo, cioè faremo delle domande, poi chi vuole rispondere chi vuole rispondere saremo contenti, diciamo, di fare le cose, le cosiddette nostre chiacchierate informali. Ecco, partiranno, diciamo, partirà, diciamo, una sorta di sottorubrica della nostra web radio che intitoliamo appunto le nostre chiacchierate informali. Diciamo, questa è un'altra novità. Per qualsiasi altra, poi, diciamo, voi se avete qualcosa da segnalare lo potete fare tranquillamente, come ho detto già, anche come ho già detto prima. Ovviamente le risposte non ve le possiamo dare noi cercheremo di dare il massimo risalto alle vostre segnalazioni, nella speranza che accada ciò che è accaduto anche oggi, perché poi qualche rappresentante istituzionale è poi intervenuto e comunque ha dato una sua risposta diciamo alle varie domande che sono state fatte. E questo, diciamo, ci fa piacere, perché vuol dire che, ecco, serve a qualcosa questo blog, cioè, quindi, diciamo, siamo soddisfatti di questo. Carmine prima si è dimenticato di dire che se avete qualche evento, diciamo, che magari a noi sfugge, non è per cattiveria, magari ce lo segnalate e poi noi lo inseriamo anche in un secondo momento, diciamo, siamo lieti, diciamo, di accontentare tutti, diciamo, di dare la massima visibilità a tutti gli eventi del nostro territorio. Anche se, come diceva il buon carne molla, è molto difficile che a Carmine sfugga qualche evento. È il maestro degli eventi, questo lo possiamo dire nella massima tranquillità, con la massima tranquillità. Voi siete sempre troppo buoni con me, forse nella speranza che vi paghi qualche volta un caffè, ma non succederà, insomma, non correte questo rischio. Minimo una pizza. E quindi ancora a maggior ragione. Al massimo possiamo andare tutti quanti all'evento domenica prossima per il cioccolato, possiamo fare, ecco, una scorpacciata di dolce in questo senso. Ma insomma, pizza no, non esageriamo. Assolutamente. Tornando a noi, raga, vi invito a partecipare ai nostri sondaggi. Noi abbiamo una sezione dedicata prettamente ai sondaggi. Partecipate, perché vi devo fare un richiamo. Voi ci seguite in tanti su Facebook, in tanti su Twitter, i nostri video su YouTube hanno migliaia di visualizzazioni, migliaia di visite, ma non partecipate ai sondaggi. Il popolo vuole partecipare, poi vi mettiamo in condizione di poterci consigliare, non lo fate, no, non va bene, voglio vedere la vostra partecipazione. Vediamo quanta gente sta facendo adesso. Ora vedremo, a quanti di voi piace questo sito? A nessuno, non mi piace. No, è detto, vabbè, scherzi a parte, raga, il tempo a nostra disposizione sta per scadere, quindi diciamo vi saluto, come ho detto prima la prossima puntata quindi sarà specifica. Volevo dire un'ultima cosa in questo minuto e mezzo che ho ancora a disposizione. Più persone ci hanno chiesto, diciamo, la disponibilità a partecipare, diciamo, alle nostre trasmissioni che facciamo con la web radio. Non c'è problema, contattateci e noi cercheremo di organizzare e daremo la massima disponibilità a chiunque, a tutti coloro che vogliono partecipare, perché questa è la web radio che deve dare voce a chi non ha voce. Quindi siate voi rappresentanti istituzionali o meno, non c'è problema. Ho già parlato anche con vari rappresentanti del Forum dei Giovani, possono venire quando vogliono, questa è casa vostra. Ciao raga, un saluto e alla prossima puntata. Buonasera a tutti e grazie per averci ascoltato. Ciao raga, alla prossima.